La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3098A, delega al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ricordo, nella seduta del 13 luglio si è conclusa la discussione generale e la rappresentante del Governo è intervenuta in sede di replica mentre i relatori vi hanno rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere riferito agli articoli da 1 a 7 bis, che è in distribuzione e che reca talune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tali condizioni saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502, 7.503, 9.500, 9.501, 10.500, 11.500, 13.500, 15.500 che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero degli emendamenti presentati la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine, i gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Sinistra Ecologia e Libertà, Lega Nord, Autonomie e Misto per la componente politica delle minoranze linguistiche, Fratelli d'Italia e il deputato Civati sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili dalla Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati o decaduti. I nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione bilancio nella riunione odierna, non ritiene ammissibili con riferimento agli articoli da 1 a 7 e a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, l'emendamento Rampelli 7.82 e gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06. La Presidenza si riserva comunque di pronunciare ulteriori dichiarazioni di inammissibilità anche in relazione al parere della Commissione bilancio che si dovrà esprimere in relazione agli emendamenti riferiti ai restanti articoli. Avverto che sono in distribuzione gli emendamenti Costantino 7.219, 7.220 e 47.221, che per un mero errore materiale non risultano compresi nel fascicolo. Avverto altresì che è in distribuzione la versione corretta dell'emendamento Aiello 1.41. Avverto inoltre che l'articolo aggiuntivo Tabacci